Come potete vedere, la location è un po' diversa dal solito. D'altronde, questa annata cinematografica è stata molto diversa dal solito. E si spera irripetibile. È stata un'annata difficile che si chiude oggi, 25 aprile 2021, con la notte degli Oscar, la cerimonia di premiazione che ci dirà quali sono, a insindacabile giudizio dell'Academy Awards, i migliori film dell'annata appena conclusa. Questo però è il mio listone FIB, dove io vi dico, a mio sindacabilissimo giudizio, quali siano stati i film, secondo me, più che migliori, più belli, più importanti, che mi hanno emozionato di più, i miei preferiti dell'annata appena trascorsa. Questa annata cinematografica è stata veramente sui generis. Vorrei fare a mo' di memento qualche breve considerazione su come è andata, perché è andata, spoiler, così male. Se voi invece volete solo sapere quali siano stati i miei preferiti, trovate il punto ora in descrizione e nella barra cliccate e saltate il preambolone. Preambolone che comincia con un'annata all'insegna del meno cinema, perché con la chiusura delle sale per la pandemia sono usciti pochi film, le major statunitensi di fatto si sono bloccate, non sono usciti tutti i grandi film della stagione, James Bond, i film della Marvel, Dune, tutti i grandissimi film attesi, e quindi di fondo non c'era niente da proporre in sala e tutti questi grandi film sono stati tenuti ai box, perché passarli in streaming avrebbe comportato una perdita di catalogo di livello, ma anche e soprattutto una perdita economica importante. Non tutti si sono comportati così, per esempio Paramount ha affidato i propri gioielli o le sue pellicole più spendibili, più di qualità, a servizi streaming con risultati alterni. È stato un anno quindi con meno film, quantitativamente parlando, sia per le sale, sia per le uscite in generale, perché Netflix e Prime avevano già un calendario stabilito, anche Apple TV, comunque tutti i servizi streaming non hanno potuto dare degli extra, e comunque la qualità del servizio di streaming prevede poche pellicole da festival, poche pellicole che puntano agli Oscar e poi tante pellicole che sono assolutamente riempitivi. Momento di sguardo di terrore, ho visto quel tremendo film di Netflix di cui non parleremo mai più. In ogni caso è stata un'annata con meno film per tante persone, tra cui la sottoscritta, non solo perché le sale erano chiuse, ma perché la pandemia ci ha impattato in tanti modi. Avevamo più tempo libero, ma forse meno concentrazione, meno capacità di stare dietro a quello che amiamo, al frivolo. Insomma, personalmente io che di solito veleggio tra i 200 e i 250 film l'anno, mi sono fermata poco sopra i 150 e grazie a Venezia. Qui ci vuole un grande ringraziamento a Barbero e all'organizzazione italiana che, a differenza degli altri festival, sfruttando anche un calendario insomma molto propizio perché all'inizio dell'autunno rispetto a Cannes, eccetera, ha comunque fatto avere un festival che è stato cruciale. Lo vediamo stasera la notte degli Oscar, in cui probabilmente vincerà il Leone d'Oro, ma anche per i cinefili e per il circuito. È stata un'annata particolare anche perché non abbiamo visto film della Marvel, e questo io credo che sul lungo periodo sarà decisivo per allungare la longevità dei cinecomics, perché almeno a mio modo di vedere eravamo vicino a un punto di saturazione, troppe uscite, tante uscite, un po' tutte uguali, e 12 mesi senza cinecomics, perché Disney se li ha tenuti quasi tutti ben stretti, di fatto allungheranno i tempi per ritornare a questo livello di saturazione. O forse non sarà così, chissà. Di certo quello di cui vedremo gli effetti subito sarà il contraccolpo sul circuito internazionale di distribuzione tradizionale delle sale. Io adesso mi trovo in una sala, in una piccola sala di provincia italiana, il Cinema Prealpi di Saronno, che ringrazio per avermi ospitato, e che come altre sale si ritrova in un momento difficilissimo. Già in un momento in cui si parlava, in realtà non tanto basandosi sui numeri, su una possibile riduzione del circuito delle sale, su una crisi del circuito delle sale, conversazione che secondo me deve fare i conti con una realtà che era tutto il contrario, perché il 2019 in Italia e nel mondo è stato un anno record per biglietti staccati. Ecco, detto questo, il circuito delle sale soffrirà tanto e probabilmente cambierà. Forse anche in modo inaspettato. Quel che so di certo è che vi posso già dire che il mio primo film post-Oscar sarà In the Mood for Love in sala, e perché voglio che il mio rientro in sala sia importante. Un altro aspetto negativo di quest'anno è che, bisogna dirselo prima di vedere i migliori film dell'anno, è stato un anno di qualità molto bassa, mediocre. Nessun grande film, nessun capolavoro, film medio-alti qualcuno, quasi tutti già attesi,
è mancato tantissimo il cinema autoriale e il cinema europeo e il cinema dei festival. Con Cannes ferma il contraccolpo, ferma non solo perché non si è tenuta, ma perché si è tenuta nelle scuderie tutti i film che erano attesi per quest'anno. Il contraccolpo si è sentito tantissimo e si sente molto, per esempio, sulla mia classifica, che è in gran parte basata comunque sul cinema autoriale, festivaliero, europeo, internazionale. Questo però ha dato uno spiraglio, un'apertura verso chi di solito non ha il tappeto steso rosso, i nostri amati registi bianchi, etero, magari con passaporto americano. E quindi si sono viste più donne, più esordienti, più persone di estrazioni sociali, etnie, storie cinematografiche talvolta poco evidenziate, però bisogna anche dirsi la verità, sono film buoni, ma niente di straordinario. C'è ancora bisogno che si faccia spazio e che queste persone possano fare esperienze per distinguere gli onesti mestieranti dai maestri del futuro. E questo si è riflettuto molto sugli Oscar, un sacco di donne, un sacco di persone che in America sono considerate espressioni di culture diverse, ma che di fatto sono americane, e un sacco di esordienti o di persone provenienti da altri ambiti, che sia la sceneggiatura, che sia il teatro, insomma un'annata molto ibrida per il cinema. E un'annata che ricorderò con poco affetto e con pochi grandi film. Però è arrivato il momento finalmente di parlarvi dei 10 film, quest'anno non in ordine granitico scolpito nella roccia, che mi sono piaciuti di più. Diciamo che di solito io ho la lista di 10 film e poi che sono i 15 o 20, e poi ci sono anche tutti gli esordi, i black horse, cioè quelli un po' gli outsider che magari ce la possono fare. Quest'anno invece avevo 2 o 3 film e poi ho dovuto pescare a piene mani dai film così così, dei film carini, ma niente di più. E quindi è un'annata che è andata così, per dirvi, molto deludente, non si può dire altro, certo, con tutte le scusanti del caso. Cominciamo subito. E quindi alla 10ª posizione, ma un po' a tutte le posizioni che volete, c'è La Gomera di Corneliu Porumboiu. Vedrete che, come in questa posizione, nella classifica ci sono tanti film del 2019 e tanti film provenienti dall'ultima Cannes ufficiale, cioè il 2019. Questo film è un noir rumeno che, come tanti film di Corneliu Porumboiu, in realtà è una riflessione sul linguaggio. Ma stavolta è un linguaggio particolare, perché è un linguaggio fatto di fischi. Infatti La Gomera è un'isola, nota come l'isola dei fischi, in cui c'è una tradizione locale di un linguaggio fatto tutto di fischi, che il protagonista, un poliziotto rumeno corrottissimo, deve imparare perché glielo chiede un'associazione criminale con cui è invischiato. È un neo-noir, se mai ne ho visto uno, forse solo un noir in toto, con un profondo senso del ritmo, una grande sensualità e tantissima ironia. Proprio si ride, con una protagonista strepitosa, sensualissima, una delle scene più sexy dell'annata. E è molto trascinante, non ha paura di essere anche un po' eccessivo, anche un po' trash nell'estetica, ma in come è girato, in cui c'è veramente tantissima voglia di utilizzare la regia per fare qualcosa di inconsueto. Io, e secondo me, eppure essendo un film d'autore, un film rumeno sulla corruzione, che è un grande classico del cinema rumeno, è un film assolutamente godibile che vi straconsiglio di recuperare. Al 9° posto invece vi beccate il legal drama obbligatorio. Premetto, un po' pesante, però secondo me si è parlato troppo poco di Dark Waters, Cattive Acque, di Todd Haynes, che voglio dire Tony Haynes, perché è un film in cui il regista e la storia non hanno urgenza di urlare le cose, ma di fare una quieta e pacata denuncia su qualcosa che ci riguarda tutti. Perché chi non ha in casa una pentola, una teglia, un qualcosa fatto di teflon? La storia raccontata è una storia vera, è puro legalese, aule, ricorsi, giudizi, notti passati tra le scartoffie, ma è di fatto una storia agghiacciante. Quindi unite una storia vera che va conosciuta con un film di un'eleganza sobria ma stupenda, e con un Mark Ruffalo gigantesco, assolutamente gigantesco. Io definirei un po' il John le Carré dei legal drama, e è molto pacato, rende molto in maniera realistica cosa c'è dietro l'avvocato eroe.
da recuperare. Al settimo posto un film Blue Mouse, perché prima che si chiudesse tutto è stata un'annata incredibile, anzi due annate incredibili per le produzioni di Jason Blumhouse, che è praticamente un po' il frittero Lucentini del cinema americano. Uno che ha trovato un modo di fare onesti film anche abbastanza di catena di montaggio, prevalentemente horror, a basso budget, ma con tante idee fatte bene che stanno rivelando anche dei talenti. Non è tutto oro quello che luccica, io ne ho visti parecchi quest'anno e alcune erano delle porcate immonde, sto guardando te, Fantasy Island. In particolare ho scelto di mettere L'Uomo Invisibile e non The Hunt nella classifica perché secondo me è superiore e perché prova che questo metodo di produzione a basso costo ma ad alte idee non va bene solo per gli horror un po' di cassetta, ma va bene anche per qualcosa come rivitalizzare i mostri della Universal. Questo è un grande film, un film che non urla il suo, come posso dire, take femminista domanda forte, ma di fatto quella roba lì è fatto bene, ha una scena finale magistrale e diciamoci la verità, è comunque fatto da onesti mestieranti e da un'ottima attrice, però ha un'idea forte che porta fino alla fine, ha un'idea che ha riflessi raggelanti sul presente, perché di fatto si parla di abusi psicologici e fisici su una donna in una relazione tossica, e c'è un finale che è un cazzotto. Se l'Academy avesse avuto un po' più di coraggio, ci sarebbe potuto essere qualche nomination, perché qui si lavora nel cinema di genere davvero bene, in maniera molto innovativa. Al settimo posto, un momento emozione, ma anche non me l'aspettavo, mi è cresciuto dentro, mi sei arrivato ma a un po' a scoppio ritardato, ovvero L'Hotel degli Amori Smarriti di Christophe Honoré, e allacciate le cinture perché stanno arrivando le pronunce in francese. Io non amo molto Christophe Honoré perché lui palesemente come sceneggiatore e regista ha una sensibilità completamente diversa dalla mia e io ogni volta che vedo un suo film mi sento molto attaccata, come in questo caso. Il film vede per protagonista una Chiara Mastroianni che si rende conto che la sua relazione è finita e in una notte burrascosa in cui lascia la casa perché ha confessato di fatto suo marito di avergli messo le corna, va in un hotel sulla strada di fronte e riflette sul passato con il marito e con i suoi altri uomini e gli altri amanti. È un film sentimentale, volendo romantico, ma romantico in una maniera molto cerebrale che mi ha un po' affondato un coltello nel cuore, perché io mi sono molto rivista nel personaggio di Benjamin Biolay, che non viene criticato, però di cui viene fatta vedere un po' la superficialità della sua sfera emozionale. Lui tra l'altro è stupendo ed essendo un ex di Chiara Mastroianni, in momento gossip, la tensione tra i due è incredibile. Quando l'ho visto mi ha colpito, ma non eccessivamente. Ma poi devo dire che innanzitutto ho cominciato ad ascoltare Barry Manilow in loop, cioè l'anno ho ascoltato solo musica degli anni 70 praticamente nel 2020 per colpa di questo film. Poi ha una chiusa che mi ha molto commosso e poi continuo a ripensarci, ho un po' paura di vederlo perché temo di non ritrovarci il film che poi mi è cresciuto dentro. È un film che mi ha molto parlato, è un film sentimentale, per chi non ama forse i film sentimentali che puntano sul sentimento, è un film che affronta il sentimento con razionalità e tira fuori delle considerazioni notevoli. E poi c'è Vincent Lacoste che fa il patato, il ricordo del marito da giovane che veramente vorreste abbracciare. Dateci un'occhiata. Ah, poteva mancare il momento in cui parte l'internazionale cantate russo? Assolutamente no. Qui ci immergiamo nel cinema d'autore proprio peso, in bianco e nero, girato come se fossimo nel blocco sovietico negli anni 60, perché di fatto è così, perché questa è l'ambientazione di Cari compagni di Andrei Konchalovsky, uno dei film che mi è piaciuto di più a Venezia, cioè non è il più grande film di Konchalovsky, ma è un film perfetto, scritto benissimo, girato da Dio, è la versione di Cold War, se non parlasse di amanti ma di una madre, e ancor più brutale nel far vedere la farsa, fa quasi ridere all'inizio, di quello che è stato il regime comunista alla morte di Stalin. Ma poi cosa gli puoi dire a Konchalovsky? Questo è un film assolutamente perfetto, cioè non fa niente di più del solito, ma quando uno è un grande autore basta fare il suo lavoro. E nonostante sia duro, freddo, poi alla fine mi ha molto colpito.
Uno dei film che mi è piaciuto di più della Mostra del Cinema di Venezia che è andato in calando, ma ce n'è un altro in classifica a breve. Prima, pausa Cannes del 2019, da cui arriva il film più matto di quest'anno. Se volete vedere un film completamente folle e che vi prenda di sorpresa, perché è tutto il contrario di tutto, cinema di genere, tarantiniano, noir, alieni, droni, sparatori, tutto quello che volete, dovete guardare Bacurau. Fatto veramente con 10 lire, con la solita Sonia Braga micidiale, incredibile, ed è appunto un film, se fosse fatto, forse suona un po' come un, diciamo, ghettizzante, no? Ma Quentin Tarantino delle favela o dell'entroterra brasiliano. È un film incredibile in cui una piccola comunità che si tenta in tutti i modi di togliere di mezzo per avere interessi economici da parte del sindaco locale si ritrova ad affrontare una minaccia violentissima. Ma la vera sorpresa è che la comunità saprà come reagire. Non vi dirò di più. Io, che comunque un po' conosco i registi, sono stata presa completamente di sorpresa. Se volete un film che veramente non sia banale, dovete puntare su questo film, Bacurau. Al quarto posto troviamo un altro film di Venezia e un film incredibile, l'unico in classifica che vi posso dire fa ridere, fa risollevare il cuore, scalda il cuore, perché parla di amicizia in maniera non banale, molto reale, molto comica, però che veramente ti ridà speranza nel genere umano e ti fa venire voglia di chiamare un vecchio amico. Sto parlando di... non mi sono preparata la pronuncia, mio Dio! Di Mandible, lo dirò in inglese e salteremo il problema, di Quentin Dupieux. Lui, ci tengo a dire tutte le volte che parlo di questo film, a Venezia in conferenza stampa è stata una merda, piena di sé. Però c'è ragione, perché questo film, cioè c'è ragione fino a un certo punto, perché questo film è pazzesco. È un film su due compagnoni stile Grandi Lebowski che trovano una mosca gigante nel magazziniere della macchina e tentano di farci i soldi. Poi c'è una delle Exarchopoulos che fa una tizia che per un trauma, quando parla urla tantissimo. Ci sono cose veramente surreali che ci sono sempre nel cinema di Dupieux, ma lui non riesce mai a far funzionare fino alla fine. Qui sì, e c'è un finale perfetto, ambiguo al punto giusto. Questo film, se, quando lo trovate, andate, anche perché a differenza di tutte le altre tristezzone vi scalderà il cuore. Al terzo posto c'è un altro film di Venezia, il mio film preferito di Venezia, che a differenza del precedente è un film che ti toglie ogni voglia di credere nella salvezza del genere umano. È un film raggelante con tutti, e qui non è per modo di dire, cioè per gentilezza, veramente è riservato per persone che non temono niente al cinema, per stomaci forti, non solo per le immagini mostrate, violenza, stupro, morti, agghiaccianti, ma anche perché è un film durissimo in quello che dice. Alcuni potrebbero dire molto paraculo, estremo, tanto per fare. Io non l'ho trovato così. Sto parlando di Nuevo Orden di Michel Franco, che secondo me è il vincitore morale di Venezia, non quella paraculata di Nomadland, mi dispiace, ne riparleremo. È un film che parla di come da un giorno all'altro, con la giusta distanza tra i ceti sociali e la giusta rabbia sociale, si possa instaurare un regime di terrore con una violenza casuale crudelissima, e come di fatto questa però sia una parentesi, perché è in questo tipo di costruzioni politiche e sociali chi ha il potere in realtà lo mantiene e può anche trarre profitto da questi momenti. Vi ripeto, andate super preparati, ci sono delle scene che veramente mettono i brividi, se non ve la sentite lasciate perdere. Mi è piaciuto molto quello che fa Michel Franco, ogni tanto c'ha qualche leccata registica, però il film è bello, non c'è grandi attori, è tutto... mi ha ricordato un po', anche se non c'entra in realtà tantissimo, la forza narrativa di Cecità di Saramago, e il stesso fatto che ci sono tanti personaggi e non c'è nessun vero e proprio protagonista. Poi la chiusa splendida, certo poi alla fine probabilmente avrete desideri suicidi, però rischi del mestiere. Al numero 2 spendo veramente due parole su 1917 di Sam Mendes, perché sembra un film di 2000 anni fa, però è uscito all'inizio del 2020.
è forse l'unico film davvero di livello di quest'anno, che però io non sento di quest'anno, che gli puoi dire a Sam Mendes. È riuscito a far funzionare al botteghino pure sto film di guerra girato come se fosse un piano sequenza su due tizi che nessuno conosce. Cioè, ma che cosa gli puoi dire sinceramente? Sam, grazie di esistere. E punto. Primo posto, immagino di non stupire nessuno dicendo che c'è Mank di David Fincher. Non è il miglior film di David Fincher, è il film più sbavato di David Fincher, è un film per secchioni. Sì, 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 ma è anche il film che tecnicamente fa il culo a tutto il resto. È un film che parla di cinema in maniera da un po' emozione alternativa di David Fincher, ma anche con grande presenza. È un film che è uno scandalo che non sia in alcune categorie tecniche, tra cui effetti speciali, ed è anche un film di cui mi è stato fatto notare, sono stata bacchettata su The Film Experience, dove ho parlato della categoria regia di quest'anno degli Oscar, che è anche fortissimo dal punto di vista politico, involontariamente, perché è stato scritto negli anni 90, però che fa capire cosa c'è dietro quelle grandi figure dei magnati americani. E ma cosa gli puoi dire? Cioè, è un film che non prende per bene lo spettatore, che è stato fatto più per sé che per gli altri. Se però sia nella cerchia di persone a cui piace quel sé e a cui piace Just Dance, evviva. Unica nota, certo, che il casting è un po' veramente a caso per quanto riguarda l'età, le relazioni. Però, oh, senti, a David cosa gli vuoi dire? David, grazie di averci dato un grande film quest'anno. E prima di chiudere vi leggo veloci veloci i titoli dei film che ho scattato ma che potevano essere tranquillamente nelle posizioni più basse. Penso a Emma, un grandissimo film in costume e non solo, The Vast of Night, fatto con 20 lire, esordio molto, come posso dire, furbetto, ma anche che funziona molto, una vera sorpresa. Soul della Pixar, cioè quelle scene nell'aldilà, peccato che si siano trattenute sul finale perché poteva essere un film pazzesco. The Human Voice, il mediometraggio di Pedro Almodovar, perché grazie Pedro di esistere sostanzialmente. The Gentleman, un esordio che si intitola Lapsis, che ho visto al, non mi ricordo che piccolo festival, ma mi scriverò, e che ho visto poi candidato in alcune categoria degli Independent Spirit Awards. Secondo me questo regista, con questa storia di fantascienza, ci ha detto che presto lo rivedremo in progetti ben più importanti. E basta, ringrazio ancora chi mi ha ospitato qui e ci rivediamo, si spera, incrociamo le dita finalmente per un grande anno di cinema vissuto in sala, vissuto in streaming, vissuto dappertutto, ma vissuto bene. E buon cinema a tutti.